Ciao a tutti amici del canale Satori, ben ritrovati ancora una volta. Oggi parliamo di un argomento molto interessante che mi ha sempre affascinato, che sono gli specchi e seni. E per parlare di questo argomento com'è l'amica Giovanna Garbuglio. Ciao Giovanna. Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per il tempo che ci dedicate, grazie. Allora. Vai, parti e raccontami subito. <ride> Gli specchi e seni, guardate qui, li ho anche tirati fuori, esiste in audiolibro, esiste in cartaceo e poi esiste in ebook, chiaramente. E adesso, fuori onda, Giulio mi chiedeva quanto antica è la conoscenza degli specchi e seni. E la legge dello specchio è antica, io credo, quanto l'uomo, nel senso nel momento in cui l'essere umano ha cominciato a ragionare su queste cose. Eh, l'evidenza della legge dello specchio è sicuramente venuta a galla immediatamente, tanto che appunto ce ne sono testimonianze in tutte le, le sacre scritture, a partire da quelle antiche indatabili, perciò sì, penso che sia una conoscenza antica quanto l'uomo. Gli specchi e segni nel particolare è un, um, come si può dire, un, un approccio uh, Codificato una quindicina d'anni fa da Greg Braden, che è stato il primo a parlarne. Eh, lui ha individuato appunto sette specchi e, e poi li ha ritrovati nelle, nelle scritture sene. Eh, non li ha mai spiegati approfonditamente, diciamo così, perché mh, il, il posto dove li ha, li ha affrontati. Eh, più nel profondo è una videoconferenza che credo che si trovi ancora gratuitamente in, in internet che si chiama Camminando tra i mondi eh, ne ha parlato anche nel suo libro adesso non mi ricordo più il titolo di preciso quello che, par che parla di Isaia, la, la, no, la profezia di Isaia insomma se cercate Greg Braden in Isaia trovate il titolo anche del libro corretto e, e poi però non, non ha approfondito nello specifico gli accennati, appunto, cosa molto, 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 molto interessante. Per me è stato proprio lo stimolo, l'input, quella infarinatura che mi era necessaria per partire, come faccio io in stile, in stile Caterpillar. E io mi sono presa le scritture sene e, e sono andata in cerca all'interno delle, delle scritture di, della legge dello specchio, nelle sue, nelle sue sfaccettature. Chiaramente l'aveva già trovata Greg Braden, quindi è stata un'operazione anche relativamente semplice, in quanto sapevo che li avrei trovati. E devo dire che, da, che, che ne ho trovato talmente tanta roba, come si dice. Eh, che gli specchi da sette sono diventati 14 perché in realtà eh, la legge dello specchio non è altro che la consapevolezza che la realtà così come la viviamo è un riflesso di quello che noi siamo interiormente eh, è una saggezza che ci mostra come ehm, noi non vediamo quello che è eh, eh, ma vediamo quello che eh, riusciamo ad interpretare. La frase che si legge spesso in giro è noi non vediamo le cose come sono, ma vediamo le cose come siamo. perché appunto, e, e questo Pono Pono ce lo insegna fin nei suoi fondamenti, quando appunto ci dice che eh, tutta la nostra visione delle cose è filtrata dalle memorie. Di questo appunto avevamo accennato la volta scorsa che ci siamo incontrati ed effettivamente è così. Eh, questo al di là delle, delle scritture lo possiamo riscontrare nella, nella nostra vita quotidiana perché appunto eh, c'è questa corrispondenza tra come noi siamo e, e le cose che vediamo, viviamo e di cui facciamo esperienza. Eh, c'è un livello più superficiale che è quello del, dell'interpretazione appunto. Ehm, una cosa bellissima tanto per saltare di pallo in frasca, come si dice? Ma per me non è un saltare di pallo in frasca, è proprio un riconoscere che la saggezza umana eh, ci è la stessa e, e ci viene da tutte le parti. Eh, Don Miguel Ruiz nei suoi quattro accordi, eh, ci suggerisce di non prendere mai nulla sul personale. Questo significa che ogni volta che noi prendiamo le cose sul personale, appunto, cioè ci convinciamo che le persone agiscano, si muovano, pensino, parlano, parlino eh, indirizzate a noi o addirittura che le cose accadano, le cose in generale, accadano sempre eh, in base a noi, stiamo perdendo l'oggettività delle cose. Quindi appunto cadiamo in quella, in quella modalità, in quel meccanismo interpretativo. Eh, di percezione limitata di ciò che accade, che va benissimo nel senso è il meccanismo ed è il meccanismo attraverso cui la vita ci mostra chi siamo appunto. Questo riusciamo a, a farlo, cioè riusciamo ad ottenere lo scopo conoscendo la modalità del meccanismo, altrimenti rischiamo appunto di, di vivere una vita pensando di essere in balia degli eventi. Quando in realtà gli eventi si, si manifestano sempre in risposta a, al, al tipo di energia che noi immettiamo, immettiamo nella realtà, nell'universo. Gli specchi e seni nello specifico ci mostrano tutte le varie sfaccettature di, di questo meccanismo. Come ti dicevo, appunto, sono 14. E sono 14 quelli che sono riuscita a individuare tra la mia osservazione delle cose e il riscontro che poi ho trovato nelle scritture. Che appunto ribadisco, nelle scritture sene la legge dello specchio, così come la conosciamo, non è codificata come la stiamo proponendo, come ha cominciato a proporla Greg Braden, come poi ho continuato a fare io approfondendo la cosa. Eh, nelle scritture sene, la legge dello specchio è una conoscenza. Una conoscenza acquisita, approfondita e eh, da cui eh, si parte, un, un presupposto del quale non, non si fa mai, mai a meno. Eh, la codifica poi e, la, il, e la, la riorganizzazione degli specchi e seni è una cosa moderna degli, degli ultimi decenni, appunto. Ma. Una cosa che mi, mi stuzzicavo adesso quando stavi parlando è eh, di non prendere sul personale, ma a volte è veramente difficile sganciarsi da, da quell'idea eh, che non sia legato a noi, nel senso che magari in una relazione tra due persone, quando c'è qualcosa che non va, è difficile che eh, certe cose non siano... Eh, direttamente legate a me, magari, per esempio? Allora, questo è un, uno dei tantissimi paradossi che, che ci troviamo ad affrontare quando, quando facciamo questo tipo di ragionamenti. Perché da un lato, appunto, il suggerimento per stare bene è quello di non prendere le cose sul personale. Dall'altro, la legge dello specchio ci dice che tutto riguarda noi. Quindi, eh, il, il suggerimento è eh, cercare di astrarsi e di sviluppare una capacità di discernimento e di distacco tale per riconoscere eh, il meccanismo oggettivo delle cose. Questo sa sarebbe importantissimo proprio per poter lavorare lucidamente e, e liberamente sul nostro benessere. Naturalmente sappiamo anche bene che tutto quello che accade accade in risposta a un'energia un che noi emettiamo. Quindi qualunque cosa accada nella nostra realtà, soprattutto quando ci emoziona, quando va, diciamo, fuori dalla routine, fuori dall'abitudine, eh, ci sta mostrando qualcosa. E questa è la legge dello specchio. La realtà quando ci emoziona ci mostra qualcosa a cui noi non stiamo dando la sufficiente attenzione. Quindi è chiaro che si, ri si rivolge a noi stessi. Però allo stesso tempo, eh, se noi riusciamo a sviluppare quel distacco che l'accordo di Don Miguel Ruiz ci propone, cioè di non prendere le cose sul personale, riusciamo anche a cogliere proprio l'opportunità che la vita ci sta mostrando. Se invece noi rimaniamo eh, ancorati al, alla nostra percezione distorta delle cose, appunto filtrata da, da quell'energia legata alle memorie. Eh, rischiamo di non vedere l'opportunità che si nasconde dietro le cose che accadono perché riduciamo, ehm, riduciamo tutto al ehm, appunto, a quello che riusciamo a vedere. Mentre l'insegnamento che è contenuto nelle cose è molto, molto più ampio. E questo possiamo riconoscerlo o attraverso appunto, una serie di, di pratiche di pulizia, di riarmonizzazione interiore. Eh, di capacità appunto di cancellare quel di, di eliminare quella nebbia che ci offusca la visione, eh, oppure lo possiamo fare appunto sviluppando la nostra capacità di presenza, la nostra capacità di discernimento, e quindi eh, la capacità di esserci nel momento in cui le cose accadono e quindi mantenere quella lucidità per. Superare le direttive del, del subconscio, del bambino interiore e scegliere in presenza come agire piuttosto che lasciarsi trasportare dalla reazione, che invece è qualcosa determinata da, dall'istinto, da, dalle memorie appunto. Ok. E quindi entrando poi nello specifico della legge dello specchio, com'è che funziona? Io, quando incontro un'altra persona e magari noto qualcosa che non mi piace, ha un'energia che magari non è in risonanza con la mia, cos'è che vedo? Vedo una parte di me in lui che lui mi fa vedere? Allora, questo è stato lo stimolo più potente che io ho avuto a portare avanti questa ricerca. Perché eh, la, nel nostro ambiente, chiamiamolo così. Eh, la legge dello specchio viene, viene proposta proprio in maniera molto, 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 molto riduttiva <ride> e superficiale: che è quella appunto eh, se una cosa ti infastidisce, ti somiglia. Quindi, inutile che te la prendi con quello che hai davanti, e, e questo siamo d'accordo, ma inutile che te la prendi con quello che hai davanti, perché quello ti sta mostrando te stesso. Allora, questo non è vero. Cioè può essere vero, è uno degli specchi. Una delle modalità con cui lo specchio funziona è proprio quella che attraverso ciò che ci infastidisce negli altri vediamo delle nostre caratteristiche che non riconosciamo. Questo è il primo specchio sostanzialmente. Ma in realtà ce ne sono tanti altri e quello più corrispondente a questo che, eh, che viene sempre, secondo me per lo più non è neanche conosciuto, è che tante volte, quando siamo in un certo percorso di crescita e di eh, capacità di metterci in discussione, è anche più diffuso dell'altro, eh, le persone che ci infastidiscono, tra, le, tra, tra virgolette, o comunque che eh, ci suscitano qualche tipo di emozione, possono anche mostrarci una nostra potenzialità. Cioè se io mi trovo di fronte a una persona eh, palesemente, fastidiosamente incoerente, non necessariamente io sono una persona potenzialmente incoerente. Può essere benissimo che, anzi spesso è più facilmente così, che quell'incoerenza che io vedo nell'altro sia uno stimolo a tirare fuori la mia coerenza. Naturalmente l'handicap di tutto questo marchingegno è che eh, non c'è un libretto di istruzioni eh, chiaro per cui uno più uno uguale due, se questo è così allora io sono colà, non esiste purtroppo un, eh, un, un foglio Excel su quale si possa inserire, inserire tutti i dati e avere il risultato. Eh, anche lì, come un po' in tutte le cose nel nostro ambiente, eh, l'allenamento facilita eh, l'ottenimento facilita del risultato. Allenarsi ad osservarci e a osservare le corrispondenze ci aiuta a essere più immediati, diciamo così, a riconoscerle. Eh, una cosa che io dico sempre è che nessuno meglio di te può riconoscere i tuoi riflessi. Per cui io mi trovo a volte quando faccio le conferenze su, su questo tema con le persone che mi dicono, mi fanno gli esempi generici, no? Ma se la suocera se la prende col genero, eh, cosa vuol dire? Non si possono fare delle. Eh, dire delle cose attendibili in maniera generica, perché lo, lo, stesso, mh, la, la stessa, lo stesso evento, che accade a una determinata persona può significare una determinata cosa. Se accade alla persona caratterialmente all'opposto, può, può significare tutta un'altra cosa. Quindi il, il riconoscimento del, dei riflessi, appunto, eh, certo, uno allenato, eh, osservatore, che conosce bene tutte le, eh, le sfaccettature, eccetera, eh, può essere. Più bravo, diciamo, eh, a riconoscere il riflesso, ma è indispensabile conoscere profondamente la persona protagonista de dei fatti e chi meglio di me stesso può conoscere me stesso, perché per quanto io, magari, tu mi racconti che ti è capitato questo e quello, e, e, e ci conosciamo, e quindi ho in mente un po' che tipo di persona sei, posso fare delle ipotesi ma sappiamo bene che nessuno mai è completamente sincero con il prossimo tanto quanto lo è con se stesso, tanto che a volte addirittura mentiamo anche a noi stessi, quindi figuriamoci eh, agli altri. Per cui il mio consiglio è proprio piuttosto di, di chiedere a altri, ma secondo te cosa mi mostra questo? Eh, facciamo un, un lavoro di introspezione. E tra l'altro sappiamo bene che il nostro Omakua, il nostro io superiore, è sempre lì per darci gli input che ci servono, chiediamo a lui piuttosto che a me o a te. Perché chiaramente eh, è difficile riuscire a penetrare veramente nell'intimità delle persone, nell'intimità interiore delle persone, tanto da poter riconoscere i riflessi. Naturalmente una persona come me che ci lavora da, da tanto tempo e che insomma... Eh, ho una certa conoscenza del, del tema, i miei riflessi riesco a vederli abbastanza bene. Io penso che chiunque può arrivare, se è interessato a farlo, e, con, appunto applicandosi e, e sono convinta che una volta che cominciamo a entrare dentro questo... Uh, questo mood, diciamo così, uh, è un, uh, uno strumento molto molto utile per, per riconoscere chi siamo e da lì uh, scegliere in, in quale direzione procedere verso appunto la manifestazione del nostro benessere. Io dico sempre che uh, siamo qui per camminare sulla via della gioia, perciò gli strumenti che ci permettono di spostarci dalla strada della sofferenza alla via della gioia sono sempre benvenuti. Volevo un attimo riagganciarmi alle ultime cose dette, che effettivamente sì, a volte succede di andare da qualcuno e raccontargli quello che succede, in modo tale che lui ti dia la soluzione all'evento che questa persona ha vissuto. Ma molte volte la soluzione ce l'abbiamo già dentro e che manca anche per me il coraggio a volte di prendere quella strada, perché comunque... Staccarsi da, da alcune dinamiche, le nostre sicurezze, eh, quello che avevamo in mente. Secondo, la zona di comfort. Esatto, secondo quello che vedevamo attraverso gli occhi della realtà, eh certo. viene un po' a mancare e quindi sì. cerchiamo sempre che qualcuno ci allevi la sofferenza di una, di una scelta. Poi sai eh, il, il consiglio di uno che lavora in quest'ambito e che quindi diciamo è più allenato. Eh, ci può stare, può essere utile, però una cosa che io chiedo sempre, ma veramente col cuore, è non rinunciamo mai, mai, mai alla nostra capacità di discernimento, perché quella è l'ago della bilancia. Eh, io posso dirti le cose più in buona fede, più dalla eh, base di una conoscenza approfondita, più, ma se non ti risuonano, eh, non sono vere. Non sono vere per te, non sono utili per il tuo benessere, quindi è inutile, inutile prenderle in considerazione. Perciò ascoltiamo tutti, non diamo retta a nessuno, mettiamoci in discussione, chiaramente, con un cuore profondamente sincero, perché se mi metto in discussione col pregiudizio di dire: No, tanto io vado bene così. Eh, sì, sono fatto così, questa è la frase più terribile che un, <ride> che, che un ricercatore possa, possa mettere in atto, eh, però se noi rinunciamo al sono fatto così e accettiamo il fatto che quello che ci accade può essere utile per modificare il mio sono fatto così in modo da farmi stare meglio, no? In modo da piacere di più alla gente, in modo da stare meglio io da essere da essere in pace con me stesso perché anche, guarda, anche in questo periodo qua io mi trovo di fronte a tante persone così arrabbiate e poi si fanno dei ragionamenti si, si, si fanno così delle, de, anche delle ricerche delle, delle esplorazioni e alla fine viene fuori che le persone più incavolate con gli altri sono quelle che non sono in pace con la propria scelta e allora l'obiettivo è questo l'obiettivo è riuscire a comprendere chi siamo, come siamo fatti, in maniera da scegliere qualcosa che sia in sintonia con noi. E una volta che abbiamo scelto, abbiamo scelto, l'abbiamo fatto in buona fede, l'abbiamo fatto con la nostra capacità di discernimento accesa. Ok, basta, l'ho scelto. Per amore, e continuo su quella strada. Se invece continuo a dire no, ma se avessi fatto, se avessi detto, se quelle persone mi avessero permesso di, è, è la fine. Invece, anche la legge dello specchio proprio ci mostra come quelle persone che mi avrebbero fatto fare diversamente, in realtà, non siano altro che un'energia che io ho attratto nella mia vita per poter vedere qualcosa di me che non necessariamente, come dicevo prima, deve somigliargli. Però quando la legge dello specchio si mette in atto, significa che io non sto dando sufficiente attenzione a una mia caratteristica, a un mio modo di essere, che deve essere smussato, che deve essere potenziato, che deve essere fatto venire a galla, che deve essere n cose. Però significa che c'è un qualcosa che mi procura disarmonia con cui io non sono in pace e che per il mio benessere è importante che io veda, riconosca e ci agisca, ci agisca, non ci reagisca. Perché se ci reagisco siamo da capo. Concordo. Concordo assolutamente. <ride> ecco, la legge dello specchio è questo, sai, non è molto altro, poi appunto, eh ci sarebbe da, da analizzare i vari specchi, ma mh, questo è un lavoro eh, che, va, che, secondo me, va fatto dandosi il, il giusto tempo. Io fa, faccio anche un seminario eh, in, in cui in una giornata eh, facciamo anche degli esercizi e eh, esponiamo appunto tutti e 14 gli specchi e li analizziamo tutti quanti. Però il seminario come la lettura del libro, secondo me, Va bene, però lascia il tempo che trova se non ti dà il tempo di tornarci sopra, di eh, incarnare, di eh, integrare ciò. La, eh, sai, è la differenza tra conoscenza e saggezza. Conoscere eh, razionalmente va bene, in una giornata o nella lettura del libro sicuramente non memorizzi tutto quello che c'è da memorizzare. Questo è un libro che va letto qualche volta e, e poi per trasformarlo in saggezza è indispensabile metterlo in, in pratica, incarnarlo, proprio viverlo e cominciare a riconoscerne appunto eh, le corrispondenze, che peraltro eh, io mi sono resa conto in questi ultimi 4, 3, 4 anni. C'è un'accelerazione energetica, io penso che tutti quelli che osservano, sono in grado un attimo di osservare eh, queste cose qua, si sono accorti di questo. C'è un'accelerazione un energetica che ha avvicinato moltissimo eh, la messa in atto del, della causa rispetto alla venuta a galla dell'effetto. Fino a 10-15 anni fa tu compivi un'azione e due mesi dopo eh, si realizzava l'effetto, per cui era molto più difficile mettere in corrispondenza, anche se era comunque possibile, era più difficile mettere in corrispondenza eh, l'uno con l'altro. Oggi c'è un'accelerazione fortissima in questo senso, per cui eh, gli effetti sono sempre più vicini alle cause e un, una mente aperta e un cuore libero è in grado di riconoscerli. È in grado di riconoscerli. E ricollegandomi a, sempre al, alla legge dello specchio, quindi io quando vedo qualcosa che non va, probabilmente ci può essere l'interpretazione che ci sia una parte di me inconscia che magari o mi infastidisce o che deve essere tirata fuori come talento. Ma certo. la stessa cosa può valere anche quando mi piace una persona. Assolutamente. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Cioè, quando noi andiamo fuori dalla routine, quando ehm, non siamo nel nostro movimento abitudinario, qualunque cosa noi notiamo al di fuori del, della routine, appunto, eh, ci sta parlando di noi. E ti dico anche un'altra cosa, più noi siamo centrati, più siamo sereni, più siamo in pace con noi stessi. Più la nostra esperienza conoscitiva si, si amplifica proprio attraverso le cose che ci piacciono. Naturalmente, dobbiamo avere la volontà, eh, l'intenzione di riconoscerle in questa direzione naturalmente anche questa come tutte le cose non deve diventare un'ossessione per cui anche se so che qualunque cosa accada mi parla di me non mi metterò a fare eh, le ricerche filosofiche sul fatto che il piccione mi ha stittato sulla macchina perché quello ha sicuramente un significato ma io devo anche vivere <ride> e è fondamentale vivere perché tutte queste indicazioni ci arrivano proprio per permetterci di vivere e di vivere armoniosamente e di vivere gioiosamente se noi ci dimentichiamo di fare questo, per stare ad analizzare tutto, allora siamo al limite dell'ossessione e entriamo in un altro campo. <ride> Quindi eh, sì, è giusto sapere che tutto mi parla di me, però sempre 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 questa è una cosa da cui non si dovrebbe prescindere mai con estrema e potente leggerezza, perché questo è richiesto ad un ad una Persona in crescita ad una persona su un percorso di crescita personale è indispensabile la leggerezza, il prendersi eh, poco sul serio, ecco. Una domanda, non so se è attinente con la legge dello specchio, ma l'amore in tutto questo che ruolo gioca con, con la legge dello specchio? L'amore è l'energia che muove tutto. Quindi la legge dello specchio eh, è regolata dall'energia d'amore e agisce anch'essa, come tutto quello che esiste, in direzione dell'espansione dell'amore. Per cui, eh, proprio quando diciamo la realtà ci parla di noi, la realtà ci parla di noi mostrandoci sempre qualcosa che se noi riconosciamo e riusciamo a vedere, eh, possiamo utilizzare per... Riconoscerci, riconoscerci che significa riconoscere quella scintilla divina, quel nostro essere amore e contribuire all'espansione nostra in, in correlazione con tutto il resto e quindi verso l'espansione dell'amore globale. Per cui l'amore è imprescindibile, l'amore è eh, il carburante, è il meccanismo e è ciò che regola tutto quanto. La legge dello specchio non ci mostra qualcosa di noi per ehm, farci regredire, per ehm, proporci un tranello, per darci delle prove. La legge dello specchio agisce proprio in questa direzione che è quella dell'opportunità. Quello che accade nella nostra realtà è sempre un'opportunità per espanderci, mai il contrario. Quindi l'amore è la base, senza di quello non, non, non ha neanche senso stare qui a parlare. <ride> ma certo, ma però è, è... almeno io sono cresciuto con l'idea dei problemi, che i problemi sono sempre qualcosa contro di me, cioè che messo, o me li sono meritati o mi capitano tutto quello che o vuoi. O qualcuno te li ha mandati per punirti. Eh. Esatto. Però ultimamente vedo che i problemi in realtà possono essere dell'opportunità di crescita se ribaltiamo il punto di vista di come guardiamo le cose. E quindi a volte un problema potrebbe in realtà essere un'opportunità per evolvere, per vedere le cose in modo diverso, per migliorarti come persona, come anima, come tu. Guarda, quello che tu dici è... Eh, possiamo sottoscrivere ogni lettera, no? ogni parola. Eh, perché ehm, ci deriva dalla nostra cultura, la nostra cultura, chiamiamola giudaico-cristiana, si basa sul concetto di peccato originale, che peraltro è qualcosa che è stato inventato 4-5 secoli dopo la venuta di Gesù Cristo, quindi qualcosa di inventato proprio di sana pianta. Eh, però è il la base su cui la nostra, la nostra cultura si è, si è sviluppata per due millenni. E noi siamo profondamente impregnati di questa, di questa visione, visione che peraltro eh, dobbiamo riconoscere e essere a mio avviso estremamente grati del fatto che solo 40 anni fa eravamo in un baratro rispetto a dove siamo adesso perché se tu pensi, beh tu sei molto più giovane di me, ma io penso solo ai miei genitori, al, al tempo dei miei genitori, parlo degli anni 50-60, eh, separarsi era un, un dramma per la, per la famiglia, era una cosa di cui non si doveva parlare, eh, era, non parliamo poi ai nostri nonni in cui proprio non, era una cosa che non si poteva fare. Abbiamo in in 50-60 anni abbiamo fatto un, un percorso enorme di apertura mentale, e di, ma soprattutto di distacco dalla nostra cultura, che poi è la cultura della Chiesa, diciamo così, la cultura cristiano-cattolica. Eh, ci siamo molto liberati da, dal, dal gioco. Ciò non toglie che nel. nel nel pensiero comune, diffuso il peccato originale è qualcosa che ci appartiene, noi nasciamo sbagliati e passiamo la nostra vita a chiedere perdono per essere nati sbagliati. Un ragionamento che eh, ha uno, una coerenza <ride> inesistente, <ride> che possiamo vedere a occhio nudo, ma insomma, eh, però ci siamo, fatti, ci siamo fatti gestire da questa cosa per centinaia e centinaia di anni. Quindi, per quanto negli ultimi 40-50 anni, appunto, come dico, abbiamo fatto passi da gigante e eh, non possiamo neanche pretendere di più di quello che abbiamo fatto. Certo, siamo in percorso e ci arriviamo. Le culture sciamaniche e le culture indigene invece vengono da una visione completamente diversa, che è quella della perfezione dell'universo e del comprensione che io sono il miglior io possibile eh, calato in questo spazio-tempo, cosa che anche Socrate sapeva, solo che stiamo parlando di quasi 3.000 anni fa, 2.500 anni fa, e, e nel frattempo anche la, la, la visione eh, ellenistica è stata, però Socrate eh, ci diceva che ogni essere umano fa il miglior bene che è in grado di fare, non fa il male fa il miglior bene e quando compie il male è una negazione del bene, non, mai viceversa. Invece noi siamo cresciuti pensando che noi ehm, istintivamente e per eh, costituzione facciamo il male. Chi fa il bene è l'illuminato, il santo, che è, il, è, la, è la scheggia impazzita, che, ma l'uomo è, è codificato per compiere il male. Non è così, non è così e questo lo possiamo verificare appunto osservando, osservando noi stessi e osservando le persone che ci circondano. Tanto che pensa che io ho cambiato il detto non tutto il male viene per nuocere con nessun male viene per nuocere. Perché di fatto le cose quando accadono sono cose, non sono mai cose buone o cose cattive. Sono cose fatte di energia ed è un'energia che si manifesta. Poi che diventi energia buona o energia cattiva dipende appunto da, da quello che dicevamo all'inizio, dalla nostra interpretazione delle cose che succedono. E noi tendenzialmente funzioniamo così. Quello che ci piace è energia buona, quello che non ci piace è energia cattiva. E capiamo bene quanto poco di oggettivo abbia questa modalità, perché quello che piace a me può non piacere a te. E, e quello che va bene per me non va bene per te, per cui non c'è un'oggettività in questo. Ma questo è il meccanismo con cui noi eh, etichettiamo le cose. Questo ci fa capire che in realtà le cose, quando accadono, sono cose, energia, senza nessuna polarità, né buona né cattiva, neanche buona. Non è che le cose accadono tutte verso il bene, no, le cose accadono verso l'espansione di questa energia. Fine, quando noi abbiamo la capacità di riconoscere questo, abbiamo quella, sviluppiamo quella capacità di astrazione che ci permette di non giudicare, e questo si intende non giudizio. Non dire eh, l'assassino ha fatto bene ad assassinare, no, vuol dire aspetta un momento che vedo in che direzione mi sta portando tutto questo, prima di decidere io se è bene o se è male. Ecco che in questa visione, come dici tu appunto, non solo ogni tanto il problema che mi capita è un'opportunità, ma ogni problema che mi capita è un'opportunità. Perché non è un problema, nel senso è un fatto che è generato da un movimento energetico che non è catalogato. Da, da, una, da una prospettiva oggettiva in un modo o in un altro. E ti dirò di più, tutte le tradizioni sciamaniche sanno che appunto quando noi usciamo dalla nostra routine, quando accade qualcosa che, è, che si discosta dalla nostra abitudine, è una, un, un accumulo di energia. E questo accade quando la vita si accorge che noi abbiamo bisogno di carburante per andare in una determinata direzione. La vita che non distingue tra buono e cattivo, perché eh, il, la distinzione tra buono e cattivo è, è propria dello yin e dello yang, cioè della molteplicità, del, eh, della visione molteplice, incarnata e limitata dell'essere umano. Ma la vita è oltre questo, quindi non distingue tra buono, buono e cattivo. La vita ti manda. Una, um, un bacino di energia esattamente quella che ti serve per fare ciò che è più utile per te per muoverti nella direzione che è più utile per te quindi è sempre un'opportunità anche paradossalmente quando non ci piace anche quando non ci fa male anche quando ci fa male quindi eh, le culture sciamaniche, appunto, ci suggeriscono: aspetta, cogli questa energia, cerca un'altra visione e polarizzala tu nella direzione che ti fa stare meglio. Quindi, per fare questo, abbiamo tutti quegli strumenti che sono la benedizione, che sono la gratitudine, che sono eh, il riconoscimento del bello nel brutto, tutta una serie di modalità che ci permettono di. Eh, lasciare che la vita ci mostri dove vuole andare a parare. E il dove vuole andare a parare la vita è sempre un obiettivo evolutivo e di espansione dell'amore globale, che quindi coinvolge per il loro meglio tutte le entità che fanno parte di, quel, di quella situazione specifica. Per cui sì, giustamente, come dici tu, non solo ogni tanto un problema, un'opportunità ma proprio non esistono fatti che oggettivamente siano dei problemi. Siamo noi poi con la nostra interpretazione, con quell'offuscamento, con le memorie, come si chiamano in Ho oponopono, che interpretiamo poi le cose come problemi e nel momento in cui le interpretiamo come problemi, rallentiamo la proposta della vita, perché la vita ci sta dando un'energia da utilizzare. Nel momento in cui noi decidiamo che è un problema... La scartiamo. Guarda, ultimamente non so dirti per quale motivazione razionale c'è dietro, ma mi sono avvicinato di più verso una fede, che uno la chiami come vuole. E rianalizzando un po' la mia vita, mi ha colpito un passo, una lettera, dove diceva Dio è fedele, non vi tenterà mai al di sopra delle vostre possibilità. E io facendo un breve passo indietro di tutti gli eventi un po' più significativi, ho sempre visto che ne sono sempre venuto fuori. E quindi dico, beh, allora questa cosa è vera. Perché <ride> se stiamo vivendo un periodo del genere, vuol dire che tutti, bene o male, siamo in grado di affrontarlo, di starci, di vedere, di capire cosa c'è dietro tutta questa... E di coglierne la bellezza. Eh, certo. Che sembra una bestemmia detta così eh, riguardo a questa situazione specifica, però in realtà sono tutte le cose che funzionano così. Se quello che sta accadendo, sta accadendo. Tant'è vero che, guarda Giulio, eh, anche all'interno della stessa situazione, eh, all'interno di questa eh, contingenza che appare come difficilissima, eccetera, eccetera, c'è chi la vive in un modo e chi la vive in un altro. C'è chi la vive eh, con leggerezza, che anche questa mi rendo conto che sembra una bestemmia, però, e c'è chi invece gli, gli pare che la sua vita è finita. Ma in realtà eh, non è così. Se questa cosa sta accadendo, questa cosa che dici è verissima: la vita non ci manda mai pesi superiori al, alle nostre spalle, e questo nella Bibbia, peraltro, è scritto ovunque. Ma eh, quello che vorrei sottolineare è che in realtà tu dici la vita non ci tenta con pesi superiori. La vita non ci tenta, la vita non ci tenta mai. Dio non ci manda tentazioni, cioè, ma cioè, domandiamoci: sarebbe, sarebbe un Dio eh, cattivo quantomeno o sadico, santo cielo! Allora, a Dio non è un'energia un eh, antropomorfa e quindi non ha volontà. È un'energia un che agisce secondo delle leggi universali. E, questa, e la legge universale principale è l'espansione dell'amore, che l'energia è. In quella direzione vanno tutte le cose. Quindi non esistono tentazioni, non esistono prove, esistono appunto apporti energetici. Che arrivano per permetterci di espanderci. Poi, noi siamo esseri umani, invece, antropomorfi, con volontà e con libero arbitrio e, e con memorie che ci impediscono di vedere il progetto cosmico e quindi ci convinciamo che il nostro progetto umano sia quello reale e decidiamo noi cos'è la cosa migliore per noi e ci dirigiamo in quella direzione a eh, dispetto di tutti i segnali che Amacuà continuamente ci manda e che ci dice no guarda che hai visto male <ride> guarda meglio ma invece noi continuiamo a pensare che abbiamo visto giusto e che casomai è qualcun altro che sta sbagliando ma la vita ci manda solo energia e ci manda esattamente quell'energia che ci serve per ottenere il miglior scopo. Questo è qualcosa appunto che come mi chiedevi se la legge dello specchio è una legge antica, è una conoscenza altrettanto antica che in certe culture come nella nostra è andata persa, però come dico è qualcosa che possiamo riscontrare, possiamo vederlo. Proviamo la prossima volta che ci capita una, un disagio, una seccatura, una rottura di scatole. Proviamo a esserci e a dire, ok, mi sembra una rottura di scatole, ma facciamo finta che per qualche minuto non lo sia. E proviamo a vedere dove può andare quella cosa lì se io non la vivo come una rottura di scatole. E non, non c'è mica altro da fare, sai Giulio, perché dobbiamo provarcele le cose. No, non io non posso credere a te, tu non puoi credere a me, chi ci sta ascoltando non può credere a noi, perché non serve, non è utile. Se io mi affido a quello che mi dici tu, eh, nel sottofondo mi rimarrà sempre un dubbio che, eh, si e che avvelena tutto. Io devo sperimentare le cose, metterle alla prova e dimostrarmi se sono vero o se non lo sono. Se mi risuonano o non mi risuonano, se sono efficaci o se non sono efficaci per me. Quindi ogni cosa va messa alla prova. Poi, io, con la mia esperienza e con i miei studi, anche per l'amor di Dio, so che poi le cose vanno sempre in un determinato modo. Ma tu non puoi credere a me perché te lo dico, certo. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa qua, anche perché. È eh, un po' ritornare al discorso che facevi tu di conoscenza e saggezza. Esatto, esatto. La, la saggezza passa attraverso, secondo me, un'esperienza fatta sul campo che ti permette poi di avere un'idea, un, un sentimento, sai cosa hai fatto e quindi puoi anche parlare di quella cosa là. Ma eh, sì, chi guarda i video è perché ha volontà, ha fame, ha sete di determinati. Eh, certo, concetti. però poi io sono dell'idea e lo dico che bisogna farle quelle esperienze Certo quando io ho vissuto delle esperienze ultimamente e mi sono messo là. E per quanto a volte erano dolorose, sì. eh, ma mi sono messo là, non c'era, cioè, non è che avessi altre opportunità nella vita. O ma fa... la, vita, la vita ti mette in quella condizione là. Se tu per... continui a non, a non cogliere gli input, a un certo punto ti costringe però comunque c'è chi, senza fargliene minimamente una colpa, perché ognuno fa appunto il miglior bene che è in grado di fare, ma c'è chi nonostante quello continua a mettere la testa sotto la sabbia, chiude occhi, naso, bocca, orecchie, tutto quel che può e, e rimane fermo dove è. E per l'amor di Dio il, sarà il suo percorso. O, fungerà da strumento magari per altri e in un'altra vita recupererà le fila. Eh, ognuno è, è perfetto nel momento in cui è e con quello che fa no, non si discute. Eh, quello che dico io è che eh, un certo atteggiamento ti permette di vivere gioiosamente, un certo altro non te lo consente. Quindi io personalmente preferisco scegliere quello che me lo consente e siccome appunto come, tu, come, come stavi dicendo, e la conoscenza che non diventa saggezza è tempo perso, è inutile, non è efficace, io personalmente preferisco quel po' di conoscenza che ho un pezzettino alla volta di trasformarlo in saggezza, perché nel momento in cui lo trasformo in saggezza lo rendo efficace, lo posso utilizzare, altrimenti in realtà, eh, quando dico nessun male viene per nuocere, è proprio perché tutto quello che accade: tutto è uno, l'uno è amore, tutto è amore che evolve in direzione dell'espansione di se stesso, questa è la legge. Eh, è evidente che qualunque cosa accada, qualunque accade per l'espansione dell'amore, ma se io non me ne accorgo, non ne faccio esperienza, non me ne rendo conto e soffro. Quindi quello. Quello che, che sono arrivata a comprendere io nella mia vita è che siccome soffrire non è necessario, voglio eh, utilizzare gli input che la vita mi dà per comprendere quello che la vita mi vuole dire e comprendere intendo la coerenza tra cuore e mente, che ci vogliono tutti e due. Quindi conoscenza, anche solo razionale, mediata attraverso il cuore. Diventa esperienza e si trasforma in saggezza. Ovviamente ci vuole tutta la nostra identità del sé. Non possiamo far, usare solo dei pezzetti perché sennò chi per lui, perché cavolo si, ha inventato anche gli altri pezzetti. Ci servono tutti i nostri pezzetti. È vero, È vero non può esistere un qualcosa se elimino l'altra. Devono per forza esserci tutte e due per avere... Ma soprattutto se io continuo a utilizzare solo una parte di me, e a trascurare l'altra eh, si mette proprio in moto la legge dello specchio. e A un certo momento la vita continuerà a mostrarmi che quell'altra non la sto usando. E allora eh, all'inizio ce lo dice gentilmente, poi un po' più perentoriamente, e poi ci dà il bello schiaffone. Quindi io dico sempre: cerchiamo di ascoltare il sussurro delle stelle del mattino, come diceva Vadim Zeland, non c'è bisogno di sentire le urla. Cominciamo a fare attenzione al sussurro perché quando ci giunge il sussurro siamo ancora in tempo per stare bene. Quando arrivano le mazzate le mazzate fanno male. Poi sono evolutive per l'amor del cielo. Però eh, sì, io personalmente preferisco se posso eh, muovermi prima. ecco. Sì, io sono dello stesso tuo avviso perché <ride> a volte, non è detto che poi la mazzata una persona riesca... a. A sostenerla esatto, esatto, perché poi l'ammazzata è un ammazzata e quindi ti squilibria, ti disorienta e poi recuperare il centro. Magari la potenzialità c'è sempre, ma a volte sì, a volte no, si riesce assolutamente. Ascolta, Giovanna, io ti ringrazio veramente tanto, è sempre un piacere poter parlare con te di questi argomenti. E le persone dove sempre ti possono trovare, ascoltarti? Allora, per quanto riguarda la legge dello specchio, chiaramente li rimando al libro o all'audiolibro, a seconda di, di cosa preferiscono, che trovano in tutte le librerie d'Italia o sul Giardino dei Libri o su Macro Librarsi o anche su Amazon senza difficoltà. Per quanto riguarda seguire me, il mio blog è giovannagarbuio.com quindi anche abbastanza facile da ricordare e poi sì sono presente un po' in tutti i social facebook instagram telegram eh, twitter e naturalmente youtube eh, sì cercatemi mi trovate perché sono abbastanza presente e cerco un po' di eh, seminare pillole diverse a seconda del tipo di piattaforma per cui se vi interessano questi argomenti, volentieri ci siamo, è una bella community di, di persone che interagiscono e questo è bellissimo proprio perché sai bene che l'apporto dell'esperienza diretta, della testimonianza, tante volte è quello che fa fare il click a molte persone. Per cui io sono molto contenta di come, di come sta andando l'interazione con... Con la gente che mi segue perché è, è bellissimo ed estremamente potenziante per tutti quindi li ringrazio ringrazio te per la bellissima opportunità e chissà magari che non ti venga qualche altra, qualche altra curiosità che, che mi riguardi che più che volentieri possiamo riparlarvi eh, guarda sicuramente perché dentro dentro questa crapa c'è sempre qualcuno <ride> che lavora Incessantemente, a volte troppo, ma dai. no, beh, va bene, va bene, anche perché Giulio sai bene che quando mettiamo a disposizione le nostre perplessità, i nostri dubbi e lavoriamo appunto per, per andare in profondità, eh, alla fine è utile a tantissimi. Sì, è un po' quello che mi ha portato a fare il lavoro che faccio io. Io ho cominciato a scrivere, a leggere e a studiare per me. Per, per, mettere, per mettere i vari pezzettini in ordine. E, e quando ho cominciato a vedere che andando in ordine i pezzettini andava in ordine anche tutto il resto, ho pensato che poteva essere utile a molti e in effetti è così. Quindi benvenga a parlare di questi temi, senza dubbio. Assolutamente, soprattutto negli ultimi periodi abbiamo, secondo me, bisogno, la necessità di riacquistare qualcosa che è stato perso in tutti gli anni precedenti. E quindi ascoltarsi, sentirsi, capire di cosa abbiamo bisogno, cosa vogliamo. L'abbiamo sempre delegato al medico, alla compagna, al sì. compagno, agli amici, a tutta una società che ci diceva cosa fosse giusto, cosa no. Adesso secondo me è venuto il momento di iniziare da noi stessi il cambiamento e dire cosa voglio io, chi sono io, certo. cosa voglio fare io nella vita. Certo. E sai cosa? Penso che una delle cose principali che abbiamo perso è la capacità di riconoscere le nostre potenzialità. Per cui ci ritroviamo sempre a dire ma che periodo terribile, ma il mondo va a rotoli, ma guarda i giovani d'oggi, quando invece se noi ci guardassimo un attimo dentro riconosceremmo che tutte queste cose stanno accadendo nella mia realtà. Quindi se stanno accadendo nella mia realtà stanno parlando a me. E se impariamo ad ascoltare ciò che queste cose ci dicono, ecco che piano piano impariamo anche a riconoscere le nostre potenzialità e quando le tiriamo fuori noi abbiamo risolto davvero tutto. È vero. Per quello che mi riguarda in questo piccolo pezzettino di vita che ho vissuto, devo dire che quando tiri fuori delle, dei talenti... Eh, sì. tutto quanto appare in modo diverso poi sì. quello che prima era qualcosa di insuperabile adesso diventa qualcosa di ci vado lo stesso non so cosa mi succederà sì sì ma poi ti accorgi proprio che anche quello che ti pareva insuperabile oltre a essere superabile scopri che aveva un senso eh, e quindi grazie e eh, avanti sempre eh, eh, non moliamo un millimetro qua Grazie. Giulio, grazie, grazie.